le domande, quindi si parla di circuitismo ancora, però non con una relazione di Alain, semplicemente con domande del pubblico verso Alain per chiarire il circuitismo, le domande brevi e le risposte di Alain brevi. Alain, io dovrò essere maleducato e se rispondi troppo lungo ti blocco. Perdonami, forgive me. William? Je commencerai par une très courte phrase. Inizierò con una frase brevissima. J'ai beaucoup plus de points communs avec le MMT qu'avec les post-keynésiens. Ho molti più punti in comune con la MMT che con i post-keynesiani. Et deuxième remarque également courte, Seconda osservazione breve. les post-keynésiens ont crucifié Keynes I post-keynesiani hanno messo in croce Keynes. en ce qui concerne les nouveaux keynésiens ou les nouveaux classiques. Heureusement, personne ne les connaît en dehors des départements d'économie et des fondations privées qui leur donnent des millions de dollars. Per quanto riguarda invece i neoclassici, new keynesiani, eccetera, nessuno fortunatamente li conosce al di fuori dei dipartimenti di economia o di fondazioni private dove appunto circolano milioni e milioni di dollari. Now, briefly, if, si ce matin je n'ai pas parlé de l'État. Allora, se questa mattina non ho parlato dello Stato. Ce n'est pas du tout parce que je crois qu'il ne faut pas en parler, mais c'est parce que un système dynamique progressiste ne peut exister que grâce à la croissance de l'État et à la socialisation de l'accumulazione di capitale par l'État. Non è perché credo che non se ne debba parlare, ma perché secondo me un sistema dinamico progressista può esistere soltanto grazie alla crescita dello Stato e alla socializzazione dell'accumulo di capitale. Ok, adesso le domande. Pronto, Ok, vai. I expect questions. Io credo che in un'economia sana, diciamo, l'inflazione, una certa inflazione sia positiva perché logora i fondi neri, soldi, capitali nascosti. Nel circuitismo mi pare di capire che è come se non viene considerato il fatto dell'inflazione. Come funziona? Ah! Mon cher ami! Caro amico. Vous soulevez une objection vraiment fondamentale. Bon. La sua obiezione è veramente fondamentale. Je m'explique. E mi spiego. Le problème de l'inflation d'aujourd'hui, en France, en Allemagne, dans toute la zone euro, et qu'elle est due, elle est très élevée, je vous ai dit entre 7 et
8 à 9%. Un de mes amis allemands, Eckhard Hein, évalue l'inflation en Allemagne à 8%, en France, je l'évaluerai à 7 à 10. Et pourquoi ? Quindi, allora, je ne m'y attendais pas. Ouais. Allora, il problema dell'inflazione oggi in Francia e in Germania e comunque in tutta l'Eurozona è che questa inflazione è alta, infatti la si valuta tra il 7, l'8 e il 9%, infatti c'è anche un mio amico che la valuta in Germania all'8 e per quanto riguarda la Francia potrei dire tra il 7 e il 10%. Pour deux raisons fondamentales. La première est que, d'abord, les entreprises incorporent au prix qu'elles imposent aux travailleurs des taux de profit de plus en plus élevés, visant à réduire le salaire réel. Quindi due sono i motivi. Innanzitutto le aziende nel prezzo che impongono ai lavoratori includono sempre più tassi di profitto che sempre più sono elevati e sono finalizzati a ridurre il salario reale. Le risultato è che l'écart entre la productivité du travail et le salaire réel ne cesse d'augmenter, ce qui va de pair avec un effondrement de la part des revenus des Arbeiter, des travailleurs, dans les deux cas. Quindi il risultato è questo, che si assiste a uno scostamento sempre più ampio tra la produttività del lavoro e il salario reale. Quindi questo fossato, questo scostamento non fa altro che allargarsi, questo va di pari passo anche con il crollo del reddito degli Arbeiter, appunto, dei lavoratori. Deuxièmement, ma réponse. J'essaierai d'être aussi bref sur une question atroce, c'est que vous avez en même temps l'impact de deux phénomènes. D'abord, l'accroissement absolument scandaleux du prix du logement. Actuellement, un appartement de 17 mètres carrés à Paris, le loyer est de 800 euros par mois. Quindi cercherò di essere breve per rispondere tuttavia a una domanda atroce. Allora, ci sono due fenomeni che stanno avendo ripercussioni contemporaneamente. Il primo è la crescita assolutamente scandalosa del prezzo degli alloggi, perché oggi un appartamento di 17 metri quadri a Parigi costa in affitto 800 euro al mese. E deuxièmement, vous avez le phénomène constaté partout, la privatisation des services publics, des utilities, aboutit à un accroissement invraisemblable des tarifs, l'électricité, le gaz, le téléphone. Et enfin, troisièmement, vous avez le fait que
les gouvernements européens imposent des impôts, la taxe à la valeur ajoutée de plus en plus élevée que les entreprises répercutent intégralement sur les prix. Allora, il secondo elemento di risposta è questo, è un fenomeno che si registra dovunque, si assiste dovunque alla privatizzazione dei servizi pubblici, delle utilities, il che porta ovviamente a un aumento inverosimile delle tariffe di luce, gas e telefono. Terzo elemento, i governi europei dovunque stanno aumentando l'IVA, aumentano appunto l'aliquota IVA sempre di più, che le aziende ovviamente ripercuotono interamente nei prezzi. Il risultato di tutto ciò. Alain? Bon. No. Bon, d'accordo, je m'arrête. Ok, one thing. This is not. Questo non è, non è una domanda che necessita di una spiegazione della natura okay. dell'inflazione. Lui vorrà capire. Vabbè, se no lui si fa una lezione sulla. No, che c'è bon. I fondi neri. Le fonds noirs. Allora, io ho chiesto, siccome esistono dei capitali allora, nascosti. Allora, étant donné qu'il existe des capitaux cachés. L'inflazione in un certo senso logora il potere di questi capitali nascosti e con l'FBT il denaro aggiunto dallo Stato c'è una ridistribuzione della ricchezza e un logoramento di chi ha i soldi nascosti. Okay. Mais avec l'inflation dont on assiste à okay. une érosion de ces capitaux cachés. Je peux vous rassurer. Et nel circuitismo che dans io le l'intérêt du circuit. Et che io vedo capisco che non viene considerata l'inflazione come se non ci dovesse essere. L'inflation. C'est comme si elle devait pas exister. Non, j'ai moi-même et Graziani abondamment écrit sur le problème de l'inflation. Je peux vous rassurer sur les capitaux cachés. Allora, io e Graziani abbiamo scritto molto sul problema dell'inflazione e posso tranquillizzarvi sui capitali nascosti. Ils ne sont absolument pas réduits par l'inflation parce que les détenteurs de ces capitaux dits cachés imposent des taux d'intérêt qui les compensent très au-delà des pertes subies par l'inflation. Autrement dit, aujourd'hui, plus vous avez des capitaux cachés, plus vous devenez riche. Quindi questi capitali nascosti non vengono assolutamente erosi dall'inflazione perché i detentori degli stessi capitali cosiddetti nascosti riescono ad imporre dei tassi di interessi così elevati che riescono a compensare l'erosione appunto provocata dall'inflazione. Anzi, la compensano abbondantemente questa erosione, quindi più oggi uno ha capitali nascosti e più riesce ad arricchirsi. Good, stop. Ok, domanda penso per entrambi. Se le banche creano il 100% del denaro che serve alla produzione, chi crea il denaro per pagare poi gli interessi? Oh! Well! La réponse est claire, si vous voulez. La risposta è chiara, in un certo modo. Qui crée de l'argent pour payer les taux d'intérêt, mais, cher ami, les banques elles-mêmes. Beh, allora, chi crea denaro appunto per pagare i tassi di interesse, caro amico, sono le banche stesse. Ce qui veut dire que aujourd'hui, lorsque vous regardez la structure des coûts de production des grandes entreprises,
les frais d'intérêt sont souvent plus importants que les salaires. Donc, les entreprises ou les ménages, car n'oublions pas les ménages, aujourd'hui, le rapport de la dette des ménages en France à leurs revenus est de 3 à 4. Qui crée la monnaie? Les banques. Autrement dit, les banques créent de la monnaie pour elles-mêmes. Évidemment, ceci est un phénomène anormal, mais c'est un fait, si vous voulez, que l'on peut aisément constater dès lors que l'État n'intervient pas. Quindi, allora, questo significa che oggi se si guarda la struttura, per esempio, del costo di produzione delle grandi aziende, si nota che gli oneri pagati per interessi sono spesso più elevati, per esempio, degli oneri in termini di costo di lavoro sostenuti dalle aziende. Questo significa anche che oggi, per esempio, sia per le aziende, ma anche e soprattutto per le famiglie oggi attualmente, il rapporto tra il debito delle stesse famiglie sul reddito della famiglia è pari a 3 su 4. Allora, si diceva appunto che sono le banche a creare la moneta e quindi le banche creano soldi per prodomo loro, insomma, e è ovviamente un fenomeno anomalo, molto anomalo, però tutti appunto sanno di questo fatto anche se lo Stato non interviene. Carlo, attimo. Allora, due punti sulle due domande essenziali. Uno, l'inflazione. E l'altro questo di chi paga gli interessi. Allora, sull'inflazione, ora è evidente che qui voi avete avuto un inizio di discorso del circuito monetario, non avete avuto l'intera teoria del circuito monetario, quindi non vi potete attendere che ogni cosa sia spiegata. Dopodiché il problema è di capire di che tipo di inflazione stiamo parlando. Primo, ci può essere una inflazione dei beni di consumo venduti ai lavoratori. Questa cosa è già spiegata nel modello che Alain vi ha raccontato. E lì l'idea è essenzialmente che c'è qualcuno che è in grado di decidere i beni reali che sono forniti ai lavoratori. Questo qualcuno è chi ha accesso privilegiato alla moneta. Possono essere le imprese, può contribuire lo Stato. Il prezzo dei beni di consumo si determina, e quindi anche l'eventuale inflazione, su quel piano lì. Allora, l'inflazione, l'aumento dei prezzi del bene di consumo, può essere un modo con cui si riesce ad estrarre risorse dal mondo del lavoro abbattendo il salario reale. Dopodiché non c'è solo quell'inflazione, c'è ovviamente il prezzo dei beni capitali. Io non entro nel merito, vi dico solo che per Keynes, come per la teoria del circuito monetario e non come gli austriaci di cui parleremo dopo, ciò che determina il prezzo dei beni di consumo e ciò che determina il prezzo dei beni capitali, dei mezzi di produzione, sono due cose completamente diverse. Il prezzo dei beni capitali è determinato sulla base delle aspettative, delle politiche dei banchi sui tassi di interesse, sui profitti futuri, tutta un'altra serie di fenomeni. Dopodiché c'è l'inflazione, ho finito quasi, l'inflazione sui mercati finanziari. Quella è tutta un'altra storia. Sulla questione dei fondi ha assolutamente ragione Alain, per una ragione che vi ricordo, cioè il problema
non è l'inflazione, non è l'aumento dei prezzi, è se tu ti puoi difendere da quell'inflazione. Allora, se tu sei uno speculatore che però ha buone relazioni con il sistema bancario e finanziario, come dire, aumentano i prezzi e aumenta il tuo accesso al credito, non cambia nulla. Per la questione invece sui tassi di... ti dico, hanno specificato, no, non chiudo, hanno specificato, cioè il discorso, loro dicono, se la banca emette 100, ok, e poi riceve 110, questi 10, chi li ha messo? Allora, Alena ha dato una risposta stamattina, io ve ne do un'altra che secondo me è la stessa o compatibile, ed è questa. Per quanto possa sembrare paradossale, quella quantità di moneta in più viene sempre dal sistema bancario o dal mondo della moneta, o perché viene dal fatto che le banche finanziano la domanda di investimenti delle imprese, quindi c'è un afflusso in più di moneta, oppure viene perché le banche finanziano il disavanzo dello Stato, quello che oggi vi ho detto relativamente a questo economista polacco Kaleski. Allora, tu hai banche che mettono 100, torna 100 alle banche, alla fine entra 20 per il disavanzo del bilancio dello Stato. Una terza ipotesi è quella che chiamo ipotesi Luxemburg, cioè importi dall'esterno, non vale per il mondo ma vale per alcuni paesi. Però vorrei segnalarvi solo due cose. Una spiegazione di un punto che ha detto Ren, che non sono sicuro che sia stato capito. Lui ha detto: gli interessi oggi sono pagati perché le banche stesse, sostanzialmente ha detto questo, stampano la moneta per pagare questi interessi. Dopodiché ha aggiunto una cosa però che è significativa. Questa cosa qui è aberrante, in qualche modo è paradossale. Perché? Perché questo va contro la teoria pura, direbbe Graziani, del circuito monetario. La teoria pura del circuito monetario dice che una cosa del genere, in questo c'è un rapporto con l'MMT, la può fare solo lo Stato. Cioè un soggetto che emette una obbligazione su se stesso, un pezzo di carta, e ottiene in cambio dei beni reali. Nella economia pura del sistema di circuito, con soli privati, questo non è ammesso. Non è ammesso. Quindi lui sta dicendo una cosa che è importante che voi sappiate. Noi possiamo analizzare l'economia reale solo a partire dai modelli astratti. Bisogna partire dall'astrazione giusta, dopodiché si va a vedere la realtà concreta e si misurano anche le distanze dalla realtà concreta. Però l'altro punto che vi voglio segnalare è un riferimento veramente rapidissimo alla economia italiana. Negli anni 70, vi ho detto, i profitti delle imprese erano nascosti nelle banche, perché le banche avevano elevatissimi tassi di interesse e si prendevano, Marx direbbe, il sovrappiù dalle imprese. Negli anni 80, il termine tecnico che voi leggete è, c'è stata una disintermediazione, le banche si sono rese indipendenti dalle imprese. Come è stato possibile? È stato possibile per i disavanzi del bilancio dello Stato. C'è una complicazione dello schema di base che voi dovete avere in mente, è questa. Vero, le banche mettono 100, alla fine torna 100 e poi ci sono gli interessi. E beh, però un attimo. Dopodiché, se c'è l'estero o se c'è lo Stato, le banche mettono 100, però magari entra 120. Allora, per esempio, le imprese che vendono allo Stato non hanno più bisogno di andare dalle banche, perché vendono dei beni e la moneta che beni o servizi, la moneta che gli viene incontro, che gli viene pagata, quella moneta non è prestata, è loro,
è loro, Graziani usa il termine, è appropriata gratuitamente. Non è appropriata gratuitamente. Le imprese gli danno i beni, ma a quel punto la moneta è loro. In questo modo le imprese si sono rese indipendenti dalle banche. E questi sono i net financial assets della MMT. Allora, quando fra 3.000 anni un Paolo Barnard farà le pillole dell'economia, dirà chi erano i circuitisti? Erano quelli che dicevano, sarò breve. No, io volevo capire se ho capito bene questo sistema. Cioè, sostanzialmente è un flusso di liquidità che parte dalla banca e fa diversi passaggi per ritornare alla banca, no? E questo sistema, in questo sistema c'è la possibilità che si eroda questo flusso monetario, perché c'è anche da tenere presente al tasso di risparmio privato, cioè dei privati che risparmiano. Quindi c'è la possibilità che poi alla fine lo Stato va a ribilanciare questo flusso monetario. In questo sistema si potrebbero creare delle fonti di accumulo privato di grandi liquidità che poi vengono usate per fare delle attività lobbistiche che possono portare degli squilibri al sistema. Nel senso, questa massa di liquidità che gira viene rosa dal sistema privato per la propensione al risparmio e si creano dei centri di accumulo di risparmio delle masse economiche che poi vengono utilizzati da speculatori o comunque sia da capitalisti per fare delle azioni di lobby e che possono creare uno squilibrio nel sistema Stato. È possibile? Ho capito bene? Très brièvement. Pour répondre à votre question, premièrement, n'oublions pas que dans l'économie moderne, les entreprises et les banques ont une relation incestueuse. Ce qui veut dire que le revenu net prélevé par les banques est redistribué sous forme de dividendes par les banques à leurs actionnaires, et qui sont, chers amis, les principaux actionnaires des banques, les grandes entreprises et vice-versa. C'est le cas de la France et de l'Allemagne. J'y vais? Ok. Quindi molto brevemente questa volta per rispondere alla domanda. Non dobbiamo dimenticare che nell'economia moderna banche e aziende peccano d'incesto, in questo senso, cioè il reddito netto prelevato dalle banche è poi ridistribuito sotto forma di dividendi dalle banche stesse ai loro azionisti. E chi sono appunto gli azionisti delle banche? I principali azionisti delle banche sono le principali grandi aziende e viceversa. Questo succede in Francia e in Germania. Deuxièmement, le véritable problème apparaît avec l'endettement forcé des ménages. Je prendrai le cas dramatique de la France, car je n'ai pas, je vous l'avoue, pu avoir de données sur d'autres pays. Aujourd'hui, les ménages français compensent l'effondrement de leurs revenus par un endettement envers les banques. Et le taux moyen des crédits consentis par les banques aux ménages est 5 ou 6 fois
le taux de l'intérêt consenti aux grandes entreprises. Poi, secondo punto, ed è il vero problema questo oggi, che sta appunto profilandosi con l'indebitamento forzoso delle famiglie. Vi darò i dati drammatici della situazione francese perché non sono stato in grado di procurarmeli su altri paesi. Oggi le famiglie in Francia compensano il crollo reddituale attraverso l'indebitamento presso le banche. E il tasso medio al quale le banche erogano prestiti alle famiglie è di 5 o 6 volte superiore al tasso medio al quale lo erogano alle aziende. Alors, ceci a des conséquences dramatiques. La première, c'est que désormais, les ménages sont plus que jamais sous l'emprise de la dictature totalitaire de leurs employeurs. Si vous êtes licencié, vous ne pouvez plus payer. Et si vous ne pouvez plus payer, on vous coupe l'électricité, on vous met à la porte de votre logement. Vos enfants, si vous en avez, ne peuvent même plus se payer quoi que ce soit. Et c'est l'effondrement total de la société. Tutto questo ovviamente ha conseguenze drammatiche perché oggi purtroppo ormai tutte le famiglie sono dominate da questa dittatura totalitaria da parte dei loro datori di lavoro, perché se una persona è licenziata non è poi più in grado di rimborsare e se non è in grado di pagare o rimborsare, ovviamente innanzitutto viene espulsa dall'alloggio, poi si taglia tutto quello che è tagliabile e quindi si assiste a un crollo totale della società. E je vous donnerai rapidement un exemple très bref, mes chers amis, c'est l'accroissement quasi exponentiel du nombre de suicides en France de ménages ne pouvant plus payer leur crédit. À ma connaissance, aucun président de société ne se suicide. Poi appunto, a dimostrazione di tutto questo, dirò che oggi si assiste ad una crescita quasi esponenziale del numero di suicidi in Francia, però si tratta di persone normali, perché che sappia io nessun presidente o amministratore delegato si è suicidato. Okay, aggiungo all'ultima domanda, che se ho capito bene qual era la domanda, l'esempio più clamoroso di quello che tu hai detto è stato Greenspan, che negli anni 80 ha fatto il famoso Greenspan Put, che è a quantità illimitate di denaro inventato dalla banca centrale per le speculazioni finanziarie che hanno poi collassato nel 2007, quindi credo che fosse quello che tu hai chiesto. Ma Mauro, io volevo chiedere questo riguardo alla finanza speculativa, nel senso adesso tutti i soldi o la maggior parte dei soldi viene accumulata da questa finanza speculativa, è possibile far rientrare o attraverso appunto il sistema del circuitismo la moneta alle famiglie, alle persone, ossia attraverso l'economia reale? E l'altra domanda era per il fatto della velocità della moneta, cioè se io sono in un sistema speculativo riesco a sfruttare la velocità della moneta per il passaggio di proprietà della moneta per specularci su. Non so se. Je dois répondre en quelques minutes à des questions sur lesquelles j'ai travaillé des années. Bon, je serai bref. Mi si costringe in pochi minuti a rispondere a domande sulle quali ho lavorato per anni. Sarò breve. Premièrement, Alain Greenspan. Je dois dire que la politique monétaire de Greenspan et la politique budgétaire
de l'administration Bush, effectivement, était relativement expansionniste. Je vous donnerai un exemple dont personne n'ose parler. D'où viennent les fameuses subprimes? Parce que l'administration Bush voulait intégrer à la société américaine les Noirs. J'ai étudié de près la question au Texas. Qui recevait les fameux prêts aux subprimes? Les familles noires qui, grâce à cela, ont pu se loger et sont sorties de l'abomination. Et ça, on oublie complètement de le dire. Greenspan, que j'ai rencontré une fois, n'était pas un fanatique. Il ne croyait absolument pas dans l'économie néoclassique. On disait à Washington, il n'avait qu'un seul défaut, il aimait trop les jolies femmes. Bene, allora, Greenspan, innanzitutto devo dire appunto che la politica monetaria di Greenspan e la politica di bilancio dell'amministrazione Bush erano effettivamente relativamente espansionistiche, e c'è una cosa di cui generalmente non si osa parlare. Da dove viene appunto tutto il problema dei subprime? È perché l'amministrazione Bush voleva integrare la popolazione nera nella società americana. E in Texas, per esempio, erano proprio i neri ad aver ricevuto questi prestiti subprime, in modo che poi si potessero comprare un alloggio e uscissero dalle condizioni abominevoli in cui vivevano. E questo lo si dimentica. Una volta io ho avuto modo anche di parlare, di incontrare Greenspan, il quale non credeva all'economia neoclassica, aveva un unico difetto, dicevano a Washington, amava troppo le belle donne. E quel était le maître à penser de Greenspan? Ce n'était pas Milton Friedman qu'il méprisait complètement. C'était une des personnes les plus fascinantes, dignes d'un film de Hollywood. La philosophe juive américaine Ayn Rand. Mais non, pas américaine, de la Russie. Eh oui, de la Russie, elle était juive américaine. Et Ayn Rand avait été la maîtresse de Greenspan, a long time ago. Et Ayn Rand croyait justement dans la nécessité de sauver la société de la catastrophe venant du capitalisme sans frein. Je vous renvoie à ces livres qui sont sur Internet. The question was not Greenspan, the question was another one. So can you please answer the question? The question was not Greenspan. I said about something bon, about Greenspan. La spéculation. No, he said something. Okay, repeat the question. Hold on. Sì, no, nel frattempo appunto c'è stata tutta questa parentesi su Greenspan. Okay. No. Ripeto la domanda, nel senso che i soldi che generalmente sono adesso nella speculazione possono essere di nuovo nostri, dei lavoratori, della gente, delle famiglie. Secondo il circuito monetario, ovviamente, secondo questo tipo di idea, ovviamente. Ma risposta è évidemment oui. D'où vient l'argent qui a financé la spéculation? Elle vient de la création de fausses monnaies par les banques.
les banques ont découvert, en tant qu'entreprise capitaliste, qu'elles pouvaient accroître leur richesse nette beaucoup plus vite en finançant la spéculation qu'en finançant des activités productives. Et ceci n'a été possible que parce que on a supprimé toute régulation, tout contrôle sur l'activité des banques, non seulement aux États-Unis, mais en France. Il ne faut pas oublier que le premier qui supprime toute régulation de l'activité financière, c'est celui qui sera peut-être Premier ministre de France, Laurent Fabius, en 1984. Donc ma réponse est oui, et cela n'est possible que par un contrôle draconien de l'activité des banques, peut-être leur nationalisation, et évidemment redonner à l'État les moyens de reprendre le contrôle de l'économie. Bene, allora la risposta è innanzitutto sì, la risposta è sì, e se uno si chiede appunto da dove viene questo denaro che poi è servito alla speculazione, viene dalla creazione di falsa moneta da parte delle banche. Per quale motivo? Perché le banche hanno scoperto, in quanto aziende capitalistiche, che potevano arricchirsi molto più rapidamente, accrescere molto più rapidamente la loro ricchezza netta, finanziando la speculazione rispetto al finanziamento di attività produttive. Tutto questo è stato possibile perché era stato soppresso ogni tipo di controllo, ogni tipo di regolamentazione dell'attività bancaria, non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Francia. E quindi non bisogna dimenticare che il primo ad aver soppresso queste attività regolatorie sull'attività bancaria in Francia, per esempio, è stato Laurent Fabius nel 1984, che forse diventerà primo ministro francese. Quindi la risposta alla sua domanda è sì, e questo è possibile se si riesce a ristabilire nuovamente un controllo drastico sulle attività bancarie, forse se si nazionalizzano le banche e comunque se si ridà allo Stato il mezzo appunto di riprendere il controllo sull'economia. Ok, adesso... Adesso allora, Riccardo, poi c'è questo ragazzo, poi c'è, cominciamo dalle fondo magari. Riccardo in due minuti e mezzo ci dice, innanzitutto ci chiarisce questa storia della velocità della moneta, ok, una volta per tutte, e poi risponde alla domanda. Allora, Paolo Barnard è quello che ti chiede qual è il senso della vita e vuole che tu risponda in un minuto, o in due minuti e mezzo. Risposta, non c'è il senso della vita. È totalmente falso. Il senso della vita c'è e lo facciamo noi e va spiegato. A questo punto parte la risposta e partono i due minuti e mezzo. Velocità di circolazione è un concetto molto vecchio e della teoria vecchissima della teoria monetaria. Quindi non lo discuto neanche, è come il senso della vita, non esiste, potrei chiudere qui. Anche l'altro pezzo della domanda non va molto bene, io vedo che tutte le vostre domande ruotano sul lobbismo e sulla speculazione. È una parte della storia e una parte minore. La parte che secondo me è essenziale, in cui toccate un potenziale problema del circuito monetario, è un'altra. Allora, soprattutto, ma era vero anche prima, a partire da Greenspan in poi, è successo che il sistema bancario ha fatto, per citare il grande economista italiano Marcello De Cecco, il banchiere di prima istanza, il finanziatore di prima istanza, non di ultima istanza.
finanziava la speculazione. Ma non solo il sistema bancario, c'era tutta una creazione di innovazione monetaria, di monete, quasi monete e così via, che finanziava la speculazione. Ma se un circuitista, se a un circuitista voi gli chiedete da dove viene in ultima istanza la moneta, la risposta, mi spiace, è una sola: le banche, banca centrale più banche ordinarie, non c'è questione assoluta. Quindi la speculazione è stata sostenuta in questo modo: le banche centrali hanno voluto sostenere l'inflazione speculativa dei titoli e in questo modo, in qualche modo, sostenevano anche la domanda, perché c'era una finzione di ricchezza, c'era la possibilità dell'indebitamento. La domanda che io mi sarei aspettato da voi non era la vecchia critica al circuito monetario, come, da dove viene la moneta che finanzia l'interesse, ma è a me e ad Alain il chiedere: ma come? Voi ci parlate di un sistema bancario che finanzia imprese e Stato, ma negli ultimi 15-20 anni non ha finanziato essenzialmente le famiglie? Perché mi state dicendo il contrario? Questa è la vera domanda. Io finito 2,5, poi se vuoi risponderò alla vera domanda. Ok. Bene, allora, qui eravamo. Io tiranneggio questi due personaggi, cercate di capire, al limite anche della maleducazione, perché siete preziosi, e se ci dilunghiamo in esposti di 2 chilometri, dopo questi ragazzi che sono qua una volta all'anno non possono usarvi, ok? Quindi è anche nell'interesse loro e vostro che faccio questo. Una domanda apparentemente semplice, ma non lo è. Perché l'euro ha una valutazione così alta rispetto al dollaro? Un'opinione di entrambi. E vorrei chiedere al professor Parghè se è a conoscenza dello studio dell'Agenzia delle Entrate che accomuna la teoria del circuito monetario all'evasione fiscale, e se è a conoscenza perché è scaricabile da internet. È scaricabile da internet. All'evasione fiscale? Sì. L'entrata italiana? Sì. L'Agenzia delle Entrate. Da far vedere, da Roberto vedere. Convenevole? Chi era l'autore? Non lo ricordo sinceramente, da verificare. E poi ieri il professor Bellofiore ha affermato che l'uscita dall'euro sarebbe un disastro. Se può motivare questa affermazione, quando lei ha detto che la Grecia non è come l'Argentina, ho visto che nel... Non è una critica. No, perché ci sarebbe molto da discutere su questo punto. Stiamo facendo una ricerca, uno studio con dati del Fondo Monetario Internazionale, del Banco Centrale Argentino, dell'OCSE, che dimostrano quante affinità ci sono tra l'Argentina pre-default, durante la crisi, e post-default, ed è importantissimo anche per guardare come il riacquistare la sovranità monetaria, la svalutazione della moneta e l'adottare politiche post-keynesiane e MMT possono essere strategie impressionanti per uscire da una moneta diciamo non sovrana come quella argentina per il default e l'euro. Perché je suis invité en septembre à une conférence organisée par la Banque centrale argentine. L'Argentine aujourd'hui, grâce à la présidente Cristina de Kirchner, a un des gouvernements les plus éclairés qui existent. Et l'Argentine a simplement dit adieu au Fonds monétaire international. Elle se relance dans une politique d'investissement public. Et aujourd'hui, tous les créanciers étrangers sont littéralement à genoux devant la présidente pour la dette argentine. Bon, le
Deuxième point. Alors pourquoi l'euro est-il abominablement surévalué? Sur ce point, mes évaluations rejoignent celles du Joint Committee, du Financial Joint Committee du Congrès. L'euro est surévalué par rapport au dollar d'au moins des trois quarts. Ce qui veut dire que si on quittait l'euro, on dit la monnaie italienne se dévaluerait, mais je me demande par rapport à quoi ? Par rapport à une monnaie totalement artificielle. Alors le problème qui est très compliqué est de savoir pourquoi l'euro se maintient-il à un tel niveau de taux de change par rapport au dollar, à la livre sterling, au renminbi, la monnaie chinoise. Alors, ma réponse sera prudente. La première raison, comme je l'ai déjà dit, est que comme les banques de toute la zone euro sont endettées à mort en dollars envers les banques américaines, parce que personne, je peux vous l'assurer, en dehors de la zone euro, ne veut d'euro. Personne n'en veut. Donc, pour financer les investissements français, allemands, en Chine, au Pakistan et ailleurs, on a dû s'endetter en dollars. Et donc, pour des raisons politiques, aujourd'hui, qui sont l'un des enjeux de l'élection américaine, l'administration Obama maintient des prêts au jour le jour de milliards de dollars à la Banque centrale européenne. Mais le Congrès fait remarquer que c'est totalement illégal. Ce qui veut dire que si ces prêts cessaient, l'euro pratiquement n'existe plus. Alors vous avez... J'ai péniblement essayé d'étudier le capital account de la zone euro. Vous avez indéniablement des je ne sais même plus le terme français, des inflows of capital. Poor woman. Oh, excusez-moi, donnez. Grazie. A settembre sarò invitato a una conferenza che sarà organizzata dalla Banca Centrale Argentina. Oggi l'Argentina, grazie alla sua presidentessa, ha uno dei governi, diciamo, più illuminati che esistano. L'Argentina quindi ha detto addio. Ed è una donna, presidentessa, una donna, infatti. Ha detto quindi addio al Fondo Monetario Internazionale e sta rilanciando la politica di investimenti pubblici. Tutti i creditori esteri dell'Argentina si stanno inginocchiando davanti a questa donna. Secondo punto, allora, per quale motivo l'euro è così sopravvalutato in modo anche abominevole rispetto al dollaro? Queste sono mie valutazioni che però sono simili a quelle del Joint Committee del Congresso. Infatti l'euro è sopravvalutato rispetto al dollaro di tre quarti. Questo significa che se si uscisse dall'euro
di quelli che dicono ma sì, ma cosa diventerebbe la moneta, anche la valuta italiana si deprezzerebbe in seguito all'uscita dall'euro, ma io dico ma rispetto a che cosa perderebbe valore rispetto alla moneta che è del tutto artificiale. Quindi come capite la questione è abbastanza complessa. E per quale motivo appunto l'euro si mantiene a questo tasso di cambio rispetto appunto alla sterlina, al renminbi o al dollaro? La risposta mia sarà prudente. Allora, per un primo motivo, perché come ho già detto, tutte le banche della zona dell'euro sono indebitate, ma molto indebitate, in dollari nei confronti delle banche americane. Infatti, fra l'altro, fra parentesi, bisogna anche dire che al di fuori dall'eurozona nessuno vuole gli euro. E quindi questo significa che per finanziare gli investimenti sia francesi che tedeschi in Cina, in Pakistan o altrove, siamo stati tutti costretti a indebitarci in dollari. Quindi questo è anche il motivo per cui appunto oggi, oggi nella campagna presidenziale americana, ed è uno appunto dei punti importanti di questa campagna, Obama oggi continua a sostenere l'euro acconsentendo a prestiti giornalieri alla BCE di miliardi di dollari. Ora, il Congresso ha fatto notare che questa prassi è del tutto illegale e se questi prestiti venissero a finire o fossero interrotti, l'euro non esisterebbe più. Alors, vous avez une deuxième raison qui est, et là, je serai prudent, vous avez indéniablement des inflow des entrées de dollars venant d'Arabie Saoudite, du Qatar et de certains Émirats comme Abu Dhabi, spécialement en France, ce qui est lié à beaucoup d'événements politiques, qui est le rôle croissant joué par l'Arabie Saoudite et le Qatar dans la politique française. Pour des raisons, il serait trop long d'entrer dans ces détails. Cela exigerait de débattre des événements en Syrie, en Libye et ailleurs. Donc, le résultat de tout cela est que la valeur réelle de l'euro, je dirais aujourd'hui, est quasi inexistante. Ricardo a parlé d'une économie comateuse, l'Europe est dans un état de coma artificiel. Ce qui veut dire que si l'Italie, je ne parle pas de la France, car cela supposerait un courage, l'Italie a encore du courage, la France clairement n'en a pas ou n'en a plus. Si l'Italie sortait de l'euro, je ne vois pas très bien par rapport à quoi la nouvelle monnaie italienne pourrait se déprécier. Par rapport à la monnaie d'un mourant ou d'une mourante, secondo motivo, e ancora una volta sarò abbastanza prudente, è innegabile che vi sono flussi in dollari, ingenti flussi, che provengono dall'Arabia Saudita, dal Qatar e da alcuni Emirati, tra cui appunto Abu Dhabi. Questi flussi sono soprattutto diretti in Francia e sono collegati a eventi politici e soprattutto
al ruolo crescente svolto sia dal Qatar che dall'Arabia Saudita nella politica francese, per motivi che qui sarebbe troppo lungo affrontare. Per esempio, appunto, bisognerebbe parlare della Siria, della Libia, eccetera, eccetera. Quindi il risultato di tutto questo è che oggi il valore reale dell'euro è quasi inesistente. Riccardo ha parlato di un'economia europea in coma, mantenuta appunto in un coma artificiale, e quindi questo mi porta a dire che se l'Italia avesse il coraggio di uscire dall'euro, per la Francia non ne parlo perché la Francia ormai questo coraggio non ce l'ha più, quindi se l'Italia avesse appunto il coraggio di uscire dall'euro, ritorno a dire, ma rispetto a che cosa verrebbe salutata questa nuova valuta, rispetto alla valuta di un moribondo? Ok, allora Riccardo, tu volevi rispondere sulla cosa delle entrate, su cosa volevi rispondere? Beh, nella domanda c'erano due o tre cose, io cerco di essere proprio secco, ma allora, dipende da te, io posso anche tacere. Anche Argentina. Anche Argentina, io posso tacere o rispondere. Ti ho già spiegato che sì, ti sto pressando perché siete preziosi, non perché ti voglio far del male, non ti offendere se... Ma ti pare che sono offeso? No, no. Faccio come te, cioè come dire, mi colloco al livello della contraddizione, non ho proprio problemi. Devo però essere molto, molto secco, quindi mi scuserete, e dunque ingeneroso. Euro perché è sovravvalutato. Voi volete... Allora, dovrò essere molto secco. Euro, perché è sopravvalutato? La risposta sarebbe lunghissima. La risposta più sincera sarebbe non lo so. Quello che però posso dirvi è che voi, in quanto MMT, volete i cambi flessibili? Beh, i cambi flessibili non sono mai puliti. Ci sono, c'è la speculazione, c'è l'intervento della politica, ci sono le crisi. Allora, come mai quando la crisi è scoppiata dagli Stati Uniti nel sistema finanziario americano l'euro si svalutava e il dollaro addirittura si rivalutava? Dovrei darvi una lunga risposta, ma il dollaro come pilastro del sistema finanziario internazionale era il bene rifugio. Noi abbiamo i fondi che vanno fuori dall'Europa o tornano dall'Europa per ragioni speculative. Abbiamo gli americani che investono in Europa anche per ragioni politiche e potremmo andare avanti in lungo. Quindi la questione è complicata e non si risolve, diciamo così, seccamente. Perché la Grecia non è l'Argentina? Allora, nel libretto nero c'è un terzo saggio con Ianto Poroschi. Questo tema è trattato. Io vi posso dire, come dire, telegraficamente questo. Perché l'Argentina è andata in crisi? Non perché aveva un problema di debito pubblico, che pure aveva, ma non è quella la causa della crisi. Ha avuto una crisi bancaria legata al fatto che era in un currency board, cioè la moneta, il peso era legato al dollaro. A questo punto aspettative di svalutazione e anche per ragioni orrende della classe compradora di lì hanno cominciato a cambiare il peso, perché c'era convertibilità, in dollari e portarli via. A questo punto davvero il peso è crollato. Non è una cosa che si siano scelta. Gli è proprio crollato l'edificio sulla testa. Una ragione era che il tasso di cambio era così sopravvalutato che rispetto al Brasile e ad altri paesi andavano in perdita. Ma avevano un apparato produttivo e questo apparato produttivo con la svalutazione poteva migliorare. La botta sulla classe lavoratrice argentina è stata enorme, ma ne sono usciti. La Grecia c'entra con questo? No, non c'entra. L'euro è la moneta dell'Europa, non è una moneta straniera e il debito pubblico non è un problema. Io non accetto che sul terreno della discussione si conceda questo all'avversario.
E c'è un punto che è essenziale di teoria economica, e cioè il debito pubblico deve essere finanziato dalla banca centrale. Se la banca centrale non rifinanzia la Grecia, questa non è la stessa cosa del currency board, è una decisione politica delle autorità europee e che va contestata così. Fatemi fare un esempio di scuola velocissimo. Italia nella lira. Immaginiamo che la Sicilia sia una regione avanzatissima sul terreno manifatturiero, esporta all'estero più di quanto importa. La Lombardia invece non è avanzata da sul terreno manifatturiero. La Lombardia si limita a produrre servizi venduti solo all'interno del paese, ma sono molto apprezzati. Quindi la Lombardia ha un disavanzo nella sua bilancia commerciale. Gliene dovrebbe fregare niente a qualcuno? No, non gliene deve fregare niente a qualcuno. Crea un problema dal punto di vista monetario? No, perché nel sistema della banca italiana con la lira ci sono delle attività e delle passività. No problem, è come la Grecia e l'Europa, è come la California, che è un problema più grosso, degli Stati Uniti, d'accordo? Allora, sono i disavanzi di bilancia commerciale un problema reale? Sì, ma dal punto di vista reale, se nessuno fa niente, se non fa politiche industriali, se non ridistribuisce, la Lombardia finirà in rovina e la Sicilia no. Questi sono i problemi reali. Sull'euro, ora consentitemi di ripetere quello che ho detto ieri, io fra un secondo sarò molto secco come prima, ma io sono molto modesto su questa roba qui. La situazione è in movimento, non lo so, io adesso non sono convinto che sia giusto uscire dall'euro, penso che ci si debba battere dentro questa situazione per un cambiamento positivo, dentro, in questo momento addirittura come con la Grecia dentro, sono convinto che se la Grecia esce questa cosa sarà pesantissima per gli effetti laterali, ma è gestibile. L'Italia non può decidere di uscire dall'euro. Se l'Italia esce dall'euro, salta o è costretto, quello che succede, la speculazione fa, salta il sistema europeo e entriamo, si aggrava la turbolenza e non ci sarà un noi che riacquista la sovranità monetaria, ci saranno le classi capitalistiche che faranno una politica di austerità e vi assicuro peggiore, così come è avvenuta nel 92-93. Il problema, a me sembra, non si colloca a quel livello, dovremmo discutere di quale sia il livello corretto al quale proporre. Questo significa che un domani, e chiudo qui, i costi-benefici cambino? Possono cambiare? Certo che possono cambiare. Significa che se la situazione diventa catastrofica, non ci sono vie di uscita? Certo che bisognerà trovarsene. Non pensiamo che abbiamo, con qualsiasi teoria, model monetary, theory of monetary circuit, eccetera, la bacchetta magica. Questo è un problema drammatico in cui siamo dentro. Allora, scusa un secondo, però qui sono telegrafico. Lui mi ha segnalato un lavoro che andrò a guardare sulla teoria del circuito in cui si parla anche dell'evasione fiscale, ma quel paper, come ho capito, non è che dica che la teoria del circuito è come l'evasione fiscale. Quel lavoro cerca di analizzare il problema dell'evasione fiscale dentro la teoria del circuito. Tra l'altro è un lavoro che mi era stato segnalato perché ci devo fare da referente, da revisore. Ecco, io volevo fare una domanda che secondo me sta proprio un po' alla base di quello che noi dobbiamo capire per essere dei bravi divulgatori, e mi sono resa conto anche chiacchierando così che è una cosa che secondo me non abbiamo ancora capito del tutto, non l'ho capita neanch'io. Se è complesso vi chiedo di aprire uno spazio dove si spieghi passo passo questo argomento, ovvero qual è
realmente oggi, non quale dovrebbe essere, qual è, quindi fotografia della situazione, il processo decisionale e quali soggetti e enti coinvolge, cioè il processo decisionale che porta alla stampa di valuta. Cioè se io ho 5 euro in tasca, qual è la dinamica e quali sono gli attori che hanno detto stampate quei 5 euro? Cioè, perché questo è proprio l'occhio della piramide. Volevo chiedere la stessa cosa, dicendo una cosa soltanto. Volevo fare la stessa domanda e in particolare appunto far notare che non so se sono io che non ho capito, ma mi sembra non si sia data risposta all'obiezione fatta da Paolo Barnard. Quando forse peraltro non c'erano i professori. Ok, no, però qui... Vabbè, comunque, in sostanza... No, allora, ascolta, cerchiamo di... Allora, ragazzi, fermo tu. No, allora, veramente, sono le 4:30, qui tutti vogliono andare via alle 6. Dico bene? No. Voglio andare via alle 5, hai detto no alle 5. Alle 8. Ci incontriamo fuori in un bar. Vabbè, da qua dobbiamo uscire alle 6? 6:30. 6:30? Ok, c'è un responsabile della sala qui dentro. No. Se 6:30 cambia molto, ragazzi, quindi dai. 6 non di più. Allora, abbiamo una sfilza di domande, abbiamo gli austriaci da fare e poi andava fatto anche altro. E quindi voglio dire, cosa facciamo qui? Ragazzi? Perché se per ogni risposta, capite? Cioè, non lo so. Se ci fate delle domande più facili. Il gioco è più semplice. Se noi stiamo qui per ottenere delle risposte concrete. Ad esempio, una domanda che io volevo fare a Belofiore, cioè nel ruolo della politica in questo senso. Oh, vabbè, adesso non fa la tua domanda, però. Allora, allora facciamo solo domande. No, lui intendeva senza risposte. E io sono d'accordo. Allora, vabbè, ma sono tutti diversi. Insomma, allora voglio dire, ok, andiamo allora, andiamo per alzata di mano, voglio dire, finiamo con le domande e basta, alzata di mano. Aspetta, alzata di mano. Solo domande sulla mano. Chi vuole finire oggi solo con le domande? Gli austriaci. È perché non c'è tempo, ragazzi, ma oh! Abbiamo un'ora e mezza, dobbiamo fare 1 miliardo di domande più gli austriaci, pensa a te? Allora finiamo solo con le domande? Sì. Ma non è possibile raccoglierle poi eventualmente e mandare delle email. Le gestiamo noi e le mandiamo dopo. Le risposte secondarie. Le mandiamo dopo quando? Sì, le raccogliamo e le scriviamo le email, magari a loro se hanno tempo. Scusa Paolo. Saranno dei consigli, dei link, dei libri. No, vabbè, le domande sono materiali didattici. Quanto vuoi dedicare agli austriaci? Dagli 15 minuti a lui. Sì, ciao, 15 minuti a lui, ma dai. Dice, Fonaiek ci mette 15 minuti. Io sono lussemburghiano, ma chiudo. Vabbè, dico, vabbè, grazie. Proposta, pubblicare, raccogliere domande su fogliettini e pubblicare le risposte sul sito. Sì. No. No, io non so. Ok. Sono per... Insomma, ho una vita sola. Allora, vogliamo per favore fare una votazione ordinata, veramente, e contiamo. Allora, sulle mani per chi vuole finire oggi solo con le domande. Vediamo chi c'è. Quindi siamo a... siamo alla maggioranza, c'è niente da fare. Fai la controproposta. No, vabbè, basta, scusate, Paolo, cazzo, cioè, allora, è chiaro che la maggioranza vuole finire con le domande, finiamo con le domande. Non è vero. Chi non vuole finire con le domande, sai che sono più male. Sì, ragione. Chi non vuole finire con le domande? Vabbè. Cosa avevo detto io? Allora. No, ma dai, va bene, allora, ok. Allora ragazzi, facciamo così, facciamo una roba, adesso facciamo un po' di austriaci, intanto qualcuno va in giro a raccogliere domande e cerchiamo anche di fare le domande,
vediamo di fare gli austriaci veramente in breve. Dai, qui Taquino ci sono i nomi. Anzi, fate una cosa, Santilli, Sparacino, ti hanno risposto a te? No, allora, Margherita, Santilli, Sparacino, Gianluca, Alessio, Franco, Fiore, Santo Lamassa e Roberto vadono tutti là a scrivere le domande. Forza, dai.